Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buon sabato amici, benvenuti Cartomanti Europei, che produce la trasmissione televisiva dal titolo Le stelle di Azus, per raccontarvi l'oroscopo quotidiano, ecco, a cura del nostro amico Azus. Per lui giornata di super lavoro quest'oggi, infatti tra le 15 e le 17 aprirà la sua linea telefonica per regalarvi il vostro oroscopo personalizzato, il vostro tema natale. Di questo parleremo meglio dopo. Buongiorno Azus. Ciao Pasquale. E andiamo allora con il primo segno, quello dell'Ariete. Sì, andiamo dagli Arieti, che in questa giornata avranno una bellissima luna a loro disposizione. Ecco, però questa è una luna che ci parla, è vero, del tempo libero, però mi sento di dare un consiglio agli amici dell'Ariete: evitate delle attività che possano essere troppo stressanti per il vostro fisico. Quindi se avete deciso di prendere la bicicletta e di fare 100 km, forse sarebbe il caso di accorciare un pochettino la distanza. Insomma, non fate imprese che siano esagerate. Anzi, a dir la verità, questa è una luna che vi fa preferire dei passatempi che siano più che altro intellettuali, mentali. Quindi non so, una bella serata al teatro, un bel film al cinema, oppure una serata da trascorrere con il vostro partner guardando il vostro programma televisivo preferito, o un bel film in televisione, magari con questi nuovi mezzi che ci sono a nostra disposizione. Insomma, una giornata che per il divertimento può darvi tanto, a patto che non esageriate con gli sforzi fisici. Andiamo al segno del Toro. Per voi questa è una luna che parla di rapporti familiari che possono essere burrascosi, soprattutto con il partner, mentre i rapporti genitori-figli sembrano essere particolarmente sereni, tranquilli, perché troverete il modo giusto anche di far capire delle cose ai vostri figli. Anche i figli saranno più disponibili nei confronti dei genitori. È una bella luna che però insomma può portare anche qualche piccolo problema proprio tra le pareti domestiche, quindi mi raccomando, quando utilizzate un coltello particolarmente affilato, fate attenzione. Andiamo al segno dei Gemelli. Per voi cari gemellini, questa è una luna interessante perché ci parla di comunicazione, perché vi mette in contatto con tante persone, perché voi siete sempre molto attivi, no? Soprattutto adesso con questi social network potete sempre mettervi in mostra e mettervi in evidenza. Lo potrete fare perché troverete le parole giuste, magari pubblicherete anche il post giusto che farà un sacco di mi piace. Invece nei rapporti di amicizia, quelli che vi vedono a contatto stretto con le persone, beh, forse sarete un po' troppo polemici. Andiamo al segno del Cancro. È una giornata che vi vedrà ancora impegnati molto sul lavoro, però un lavoro che porta dei risultati a livello proprio di guadagni. E qui penso magari a chi opera nel commercio, che potrà ottenere magari un incasso inesperato, inaspettato. Attenzione però a non trascurare quelli che sono i vostri affetti, perché presi da questi impegni professionali, insomma, potreste dimenticarvi, non so, un appuntamento importante, una ricorrenza importante, o potreste arrivare tardi anche ad un invito che vi è stato fatto in questo giorno. Bene amici, ve lo dicevo prima, questo pomeriggio tra le 15 e le 17 la linea telefonica di Azus aperta per lasciarvi ottenere il vostro oroscopo personalizzato. Così avviene ogni sabato pomeriggio tra le 15 e le 17. Se per caso state vedendo questa trasmissione in replica, non c'è problema, potete fare sabato prossimo, ma vi potete prenotare anche adesso. Ma adesso è tardi, non risponde nessuno. No, a Cartomanti Europei risponde sempre qualcuno. Vi potete prenotare per così ottenere il vostro oroscopo personalizzato, quello fatto apposta su di voi, non quello generico che leggete sul giornale o che guardate in TV, ok? Importante questa cosa qua. Ricordatela per sabato prossimo, ma ripeto, se volete potete prenotare anche adesso. Leone? Sì, andiamo al segno del Leone. La luna transita nel vostro segno, sarà una giornata piacevole, no? In cui sarà bello anche dialogare, conversare con le persone che vi circondano sul lavoro, ma anche in famiglia con i vostri amici, e devo dire anche con il partner. Attenzione solo
a non essere un po' troppo presuntuosi, ecco, perché questa luna che si scontra con Marte tante volte fa essere, no, un po' troppo al centro del mondo, al centro dell'attenzione, e a qualcuno questa cosa potrebbe pesare. Andiamo al segno della Vergine, è una luna alle vostre spalle, è una luna che porta qualche preoccupazione di troppo per il rapporto di coppia, per l'amore, ma anche per la vostra forma fisica, perché non vi sentirete magari proprio al 100% in questa giornata. Allora, se c'è qualcosa che vi spaventa, dovete parlarne con le persone che vi vogliono bene. Andiamo al segno della Bilancia, una luna molto interessante, questa che transita nel segno del Leone, è una luna molto bella, perché comunque vi mette in comunicazione con il resto del mondo. Una giornata in cui voi avrete voglia di occuparvi anche dei problemi degli altri, dei vostri amici, dei vostri cari, dei vostri colleghi di lavoro, in cui sarete disponibili a dare una mano, a sobbarcarvi anche il lavoro che non è il vostro, proprio per magari semplificare la vita a qualcun altro, e questo vostro atteggiamento sarà molto apprezzato. Solo in famiglia avete sempre questa tendenza a pretendere più che a dare. Andiamo al segno dello Scorpione, una luna piuttosto complicata, mette in evidenza i contrasti che in questo momento ci sono nel rapporto di coppia. È chiaro che ci può essere un confronto sulle cose che non vanno in questo momento, o sulle cose che per voi non vanno, per voi non funzionano. Sarà il caso però di trovare la via del dialogo, e quindi ci vuole diplomazia in questa giornata, proprio per non andare a finire ai ferri corti con la persona che amate. Amici, www.cartomantieuropei.com, il sito internet della grande organizzazione che tra le altre cose produce anche questa trasmissione televisiva. Cartomantieuropei.com è una finestra che si apre per poter guardare bene dentro tutto quello che fa questa organizzazione dedicata all'arte della divinazione, in particolare alla cartomanzia telefonica. Se non avete la possibilità di navigare, ci sono i numeri telefonici in sovraimpressione che vi invitiamo a prendere in considerazione per farvi una chiacchierata con i ragazzi del centralino. Anche loro molto bravi, molto esperti, sapranno da subito orientarmi verso la soluzione che più si addice alla vostra difficoltà. Andiamo avanti, gli ultimi quattro segni per l'oroscopo di oggi, questo sabato. E andiamo al segno del Sagittario. Allora, sappiamo che voi siete il segno che ama preparare le valigie all'ultimo momento e partire verso mete anche sconosciute o mete improvvisate. Allora, attenzione, perché l'improvvisazione in questo weekend non paga? Quindi, se avete deciso di partire, dovete avere un quadro ben preciso delle cose da fare, magari prenotare l'albergo giusto al momento giusto, perché altrimenti rischiate poi di trovarvi in difficoltà. È comunque una luna molto bella per i rapporti sentimentali, ma devo dire soprattutto per il denaro, per i guadagni che possono darvi delle belle soddisfazioni questo giorno. Andiamo al segno del Capricorno. Beh, amici del Capricorno, c'è una situazione astrale che vi vede spesso indecisi. Ecco, in questa giornata invece qualcuno di voi avrà delle intuizioni davvero brillanti, sia per una proposta o avanzare una richiesta, oppure per una dichiarazione anche d'amore, per un invito ad esempio, ad una persona in particolare. E questo vi permetterà poi alla fine di fare la cosa giusta al momento giusto. Però ecco, dovete lasciarvi un po' andare, mentre al Sagittario consigliavamo di non improvvisare, voi dovete fidarvi del vostro sesto senso, d'accordo? Andiamo al segno dell'Acquario. È una luna opposta, si oppone a Marte nel vostro segno. È chiaro che ci può essere sempre un po' di trambusto nei rapporti di coppia, però sappiamo che anche un confronto con il partner tante volte può essere eccitante. Ecco, questo che cosa significa? Significa che poi alla fine, magari da un contrasto con la persona amata, può nascere anche un momento di grande passionalità. Chiudiamo con il segno dei Pesci. È una luna che parla di quotidianità. E allora, se vi rimetterete a fare le cose con ordine, e anche quelle cose un po' banali, no?
quindi la spesa sempre nello stesso supermercato, senza cambiare, senza andare a cercare magari strane avventure, vedrete che poi alla fine tutto filerà per il meglio. Se invece sarete alla ricerca di qualcosa di originale, beh, l'imprevisto potrebbe scapparci. Amici, buon weekend, ricordate l'appuntamento con Azus tra le 15 e le 17 per il vostro oroscopo personalizzato. Se volete però potete prenotarvi anche in questo momento, sia per l'appuntamento di oggi pomeriggio e se state guardando in replica oltre le 17 anche per l'appuntamento di sabato prossimo. www.cartomantieuropei.com per tutti, buon weekend.